Ok. Buonasera Eugenio Finardi, buonasera e benvenuto a Staranzano, la nostra sagra delle razze. Questo sarà un importante appuntamento per noi questa sera con il concerto appunto di Eugenio Finardi e qua siamo brevemente a fare un paio di domande per incominciare questa serata. Lei ha incominciato a lavorare molto giovane. Quale educazione ha ricevuto dalla sua famiglia e quale percorso poi c'è stato per diventare l'artista importante che è? Io, mia madre era una cantante lirica, avevo uno zio americana venuto in Italia per studiare alla Scala, avevo uno zio che faceva il violinista, era primo violino a Santa Cecilia e poi a Napoli, all'Alessandro Scarlatti, avevo una zia, pianista professionista, finché non si è sposata, e tra l'altro mio nonno è morto a un suo concerto, per cui mio padre invece era un dirigente industriale, produceva nastri magnetici, e era stato tecnico del suono del cinema, per cui non è stato, io ho sempre dichiarato di voler fare il musicista, mi hanno cercato di dare un'educazione più, direi piuttosto mitteleuropea, cioè di farmi, beh, chiaramente l'inglese l'ho imparato insieme all'italiano da mia madre, poi ho imparato il francese, hanno cercato di farmi imparare il tedesco, ma a Salisburgo mi sono messo con una francese, per cui ne ho imparato poco, lo parlo più bevo, più lo parlo bene. Però non capisco se mi rispondono, il che può essere un grave guaio con i tedeschi soprattutto. E quindi, però, come hai detto tu, ho fatto 6 mesi d'università, sono tornato per le vacanze di Natale dall'America, dove dovevo essere destinato a essere americano, invece sono l'unico della mia famiglia che è rimasto, che ha scelto di essere italiano e di rimanere in Italia. Bene. E quindi con la prima paghetta, diciamo, di artista o poi del suo percorso, qual è stata la prima cosa che ha comprato, quindi il primo desiderio avverato con i primi soldi guadagnati? Una chitarra, chiaramente. Mi sono comprato la mia prima chitarra seria. Bene. Musica ribelle è anche il tema, insomma, di questo concerto e poi anche parte della sua carriera, ma cos'è la cosa più ribelle della sua vita? Non posso dirlo in pubblico. Cosa che si può Diciamo dire? che la ribellione non è un atteggiamento, non è necessariamente strepitare o urlare, e non è nemmeno essere per principio sempre contro, ma è quello, la vera ribellione è analizzare la realtà e cercare di interpretarla e se non va bene di cambiarla. Bene. Allora, lei ha fatto molte esperienze diverse con collaborazioni importanti e molte a scopo benefico. Quali sono i suoi prossimi progetti musicali e anche professionali? Sto progettando il tour di questo, diciamo, dell'inverno primavera prossimo, che sarà più acustico, teatrale, con una grande, come dire, dose di racconto. Mi sono reso conto che alla gente piace molto sentire anche delle riflessioni oltre che delle canzoni, magari che raccontano, spiegano le canzoni, sviluppano i temi toccati dalle canzoni. Ieri sera la nostra sagra ha avuto un momento che era un contest musicale con diverse band locali che si sono esibite e era una gara e chi vinceva poi l'opportunità di aprire il suo concerto di questa sera. E quindi cosa consiglia a dei giovani artisti come quelli che oggi apriranno il suo concerto? Di tenere duro, è una scelta di vita difficile, eternamente precaria, come dice una famosa canzone, uno su mille ce la fa, però dà grandi soddisfazioni. Io quello che consiglio è di non cercare il successo, ma di cercare la realizzazione musicale, cioè di concentrarsi, di essere felici con quello che si suona. Poi, se ciò rende felici anche gli altri, meglio. Bene, grazie.
Eugenio Finardi perché Ma non mi sta. fai la Ah, domanda. facciamo l'ultima domanda, esatto, l'ultima domanda. Ringraziando La domanda anche istituzionale, cioè. la Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, che è sponsor anche di questa nostra manifestazione, anche del contest musicale di questi giorni. Una domanda così, una curiosità finale. Quindi, se va spesso in banca, se preferisce i servizi telematici di home banking, com'è il suo rapporto con le banche, diciamo, Ma devo dire che tu prima mi hai chiesto appunto una delle mie più grandi soddisfazioni è stata quella di aprire il mio primo conto in banca, proprio andando con mio padre a 18 anni e devo dire che mi piace andare in banca, anche se apprezzo molto l'home banking, soprattutto dato il mestiere che faccio, la possibilità di fare bonifici a qualunque ora. Mi dà soprattutto la possibilità, molto rara, devo dire, di pagare a ricevimento fattura. Lo possono testimoniare tutti i miei ragazzi. Però, siccome esistono, vogliamo dire purtroppo ancora gli assegni, mi tocca andare in banca a versarli. L'ho fatto anche stamattina, sono andato in bicicletta in una splendida giornata di sole milanese e anche un po' di venticello fresco che, diciamo, asciugava il sudore che questa faceva molto giornata. caldo ed è un luogo che io considero amico. Anche se non sono un buon cliente perché non vado mai in rosso, e le banche ci guadagnano quando ti prestano i soldi, non quando li versi. Io me Certo, li faccio tenere invece. certo. Grazie ancora Eugenio Finardi e quindi buona esibizione per questa sera e buono spettacolo a tutti coloro che parteciperanno a questa serata e poi a questa edizione della Sagra delle Razze che sta per concludersi. Grazie ancora. Grazie a tutti.